Prova, prova. Per la quarta volta rifaccio questo cazzo di video. Questo cazzo di video. Per la quarta volta, perché ho problemi al microfono di questo cazzo di telefono. E non so che cazzo devo fare, perché l'audio sparisce. Sparisce l'audio dal microfono e non capisco per quale stracazzo di motivo. Ora, per la quarta cazzo di volta, io ho detto che quando provo le cazzo di radio del cazzo in onde medie, non so mai come fare a provare queste stracazzo di radio onde medie. Perché quando le accendi non si sente un cazzo, specialmente qua dentro, specialmente di giorno. E allora mi sono detto, ok, adesso prendo un cazzo di trasmettitore del cazzo in onde medie del cazzo da AliExpress del cazzo, e se non si fosse capito, cazzo, quattro volte che faccio sto video, quattro. Ed eccolo qua, e adesso io interrompo e voglio vedere se l'audio si sente, questo audio del cazzo dal microfono del cazzo. Sembra che l'audio stia funzionando. Se avete dei consigli, io non so più che fare, ho bisogno di una telecamera, non posso continuare a fare i video col telefono, ma vorrebbe dire montarli poi con qualcosa di... Io non so che cazzo fare, perché io i video li faccio col telefono. E è un iPhone X e ha sto problema al microfono da qualche mese, è stato già smontato, abbiamo provato a metterlo a posto e si è sistemato fino a oggi. Oggi ha cominciato di nuovo a perdere l'audio, perde l'audio a cazzo, e non capisco il motivo. Ogni tanto l'audio si abbassa, e l'avrete visto in qualcuno dei miei video, l'audio si abbassa, diventa pianissimo, e sono costretto ad alzarlo aumentando il volume del 1000%, e questo tira fuori un sacco di fruscii, e non capisco per quale stracazzo di motivo, non capisco. Ma torniamo a noi, radio onde medie. Io, se voglio provare questa radio, ho due problemi. In FM ho il problema di YouTube di merda che mi mette i copyright sulle musiche. E quindi non posso farvi sentire la radio perché c'è la musica di merda. Va bene, non è un problema, ok, metto da qualcuno che parla, lo trovo sempre. Forse. Non lo trovo. Ricordo anche il grande mago di Nicoletta, ecco, Pauce. Questi parlano, non c'è copyright, quando c'è la pubblicità non c'è copyright, va bene. Per le onde medie il discorso è diverso. Perché nelle onde medie non si prende un cazzo. Vedete, non c'è niente. Come faccio a prendere le onde medie? Non ci riesco. E allora mi sono detto, vabbè, per le onde medie bisogna aspettare la sera. Se ascoltiamo la sera le onde medie, qualcosa viene fuori, è anche molto carino. Però anche lì c'è la musica. Allora mi sono detto, ok, prendo un trasmettitore in onde medie. E ho preso, ed è la quarta volta che lo dico, la quarta volta che rifaccio questo cazzo di video, ho preso questo trasmettitore radio, un trasmettitore AM onde medie, cinese, AliExpress, già montato. Vedo che qua per la quarta volta vi dico che ci sono queste saldature che non sono state fatte, una e due. Ce ne sono solo due anziché quattro, adesso le rifarò. Per la quarta volta vi dico che il manuale è in cinese, con simpatiche scritte cinesi incomprensibili, circuitini di test, prove e descrizioni divertenti. Ma c'è anche, per la quarta volta ve lo dico, lo schema elettrico, molto dettagliato, ma anche la descrizione in inglese, con le istruzioni in inglese. Frequenza di trasmissione, per la quarta volta ve lo dico, che va da 530 a 1600 kHz, regolabile. Alimentazione 9 volt, ma secondo me gli possiamo dare qualcosina di più. Positivo interno, negativo esterno, bravi, bravi, molto bene. Filo di terra per l'antenna, precauzioni, va bene. E prima che mi accorgessi dell'orrore di questo stracazzo di microfono, mi ero accorto di alcuni difettini sul PCB. Il PCB ha alcuni difettini che adesso andiamo a vedere. Qua, sono senza occhiali, non vedo un cazzo, mi metto gli occhiali. Qua, come dicevo, ci sono dei difettucci, come delle piccole sbavature, vedete qui,
sbavature di stagno che potrebbero fare dei corti. Comunque io adesso darò un'occhiata al circuito, pulirò queste piccole sbavature, ma qua sembra tutto ok. Comunque farò queste saldature 1 e 2 3 e 4 giusto perché mi va di farle, ma per il resto qua mi sembra tutto ok. Ma sì, è fatto bene, dai, non ci sono problemi. Io questo lo provo. Va alimentato a 9 volt. 9 volt si ficca qui, il 9 volt. Questa dovrebbe essere l'uscita antenna e questa dovrebbe l'uscita della messa a terra dell'antenna, la massa. Qui si entra con l'audio, qua si regola il volume dell'audio. E non abbiamo dei pomelli da ficcare qua, ma lo lascerò così, poi vedremo. Qui c'è un potenziometro che non mi ricordo bene cosa regola, ma qualcosa regola. E poi questo è il condensatore variabile per impostare la frequenza di trasmissione, che poi a sua volta, io intanto tolgo sbaffi di stagno, che a sua volta può essere regolata in modo fine tramite questa vitina o questi compensatori qua. La potenza di trasmissione può essere regolata accordando questo, se non mi sbaglio, e questi due potenziometri, ma è tutto scritto nelle istruzioni che seguiremo alla lettera. Quindi adesso lo colleghiamo, lo accendiamo e vediamo che cazzo succede. Ora, se qua non fa la registrazione e si interrompe il microfono, io divento un animale. Divento un animale assassino. Lo fracasso a terra questo cazzo di iPhone 10 comprato usato. Allora, quanto ho qua? Sto uscendo con 3,9 volt, che è un po' poco, non so se voi vedete. Sicuramente no. Ma io devo arrivare a dargli 9 volt. Ecco qua, 9,18. Va più che bene. Ok. Quindi l'alimentazione c'è. Ora dovrei collegargli un'antenna. Io gli voglio collegare l'antenna che uso per ricezione a cazzo, che sta sul tetto di casa. Ecco l'antenna. Questa va sul tetto di casa. Allora, polo centrale bianco, prendo il mio segnale antenna, polo del cazzo, qua, perfetto, prendo la massa, ok, e quindi abbiamo la massa, me l'attacco qui, se ci riesco, ovviamente non ci riesco, perché? Questo sistema con le viti è un troiaio. Così sono abbastanza soliti, ok? Ora l'audio, io ho un Raspberry qui, un Raspberry che voi intravedete qui di lato, eccolo, con dentro degli MP3 connesso in wifi, un Raspberry Pi 1 Model B, uno dei primi, e quindi entrerò con il suo audio qua. Però per adesso mi sa che accenderò il trasmettitore così com'è. La accendo, collegandola con violenza inaudita, onde medie, siamo attorno ai 1000 e qualcosa, dai. E io adesso accendo il trasmettitore. Ok. Io non so qual è. Qua ci sono cose che accadono. Secondo me è questo. Sì. Vedete? Ok, adesso io ficco l'audio, entro nel Raspberry via remoto e mando in play.
Ovviamente non funziona un cazzo. Niente, non funziona un cazzo. Non si sente un cazzo. Ah, ecco la potenza d'uscita. Molto interessante. Sembra funzionare. Vediamo che cosa regola. Allora, 1 ingresso, 2 volume, 3 frequenza, 4. Questo può ottimizzare. Qualità del suono. Ok. 5 power trim. Ah, eccola la potenza. Bene, posso ridurre al minimo. La sintonia è quella che è, però direi che ci siamo più o meno. Cubo di Gigi, cubo di Chiffon. Questo non disse, ma do re mi. Dico che rifuggiva. Qua bisogna regolare bene per non andare in distorsione. A fanculo, fanculo. Non può essere una prova seria senza provare con la radio. Allora, banda AM, perfetto. Vediamo cosa prende. Non prende niente. Interessante. Devo andare in sintonia. Ma vaffanculo. Ok. Manuale. Ok. Vediamo. Studio duetti. Siamo fuori frequenza. Si sente molto male. Va bene, dobbiamo sintonizzarci sui 14.04. Quindi 14.04. Adesso come cazzo ci sintonizziamo? Tanto mi serve questo, vederlo. Devo andare su 4, ecco. Metto fuori frequenza e poi cerco di mettermi sui 14.04 e con una mano non ci riesco. Allora. Segno così? No, troppo. Troppo.
eccomi. 14.04. Ora, se questo fosse un cacciavite degno di questo nome e non un troiaio di Wojtyla smembrato. Soffio sull'oggetto. Poi circospetto, chirurgicamente finanzio. No, sono fuori frequenza. Vaffanculo. 14.04, andiamo a vedere con un'ampia dose di bestemmie se siamo riusciti a sintonizzare. Comunque l'antenna sicuramente non è adeguata. E 04 1404 kHz. Beh, qualità indegna. C'è un rumore di fondo pazzesco. Ma andiamo a fare un giro. È già a 100-150 metri, come immaginavo, non si prende più niente. C'è l'interferenza di questa. Già. Che dire, funziona? Si potrebbe sentire un po' meglio? Quasi certamente, proviamo ad abbassare il volume, ma qua le regolazioni sono veramente... C'è un rumore di sottofondo notevole. Forse dovremmo usare un altro tipo di antenna. Pensavo di aver chiuso qui il video sul trasmettitore, ma invece guardiamolo un attimo più da vicino, perché devo dire che la costruzione merita. E la costruzione di questo trasmettitore cozza con la mia assoluta incapacità di usarlo, perché come al solito mi sono messo lì, ho smanettato con questi cazzi di cosi senza toccare questi trimmer, questi cazzo di cosi magnetici qua, questi, come cazzo si chiamano, queste induttanze regolabili, quelle non le ho toccate ovviamente, ma la regolazione del volume è molto delicata, se la alzo un po' si infastidisce tutto e va in distorsione. Questa specie di modulazione l'ho messa al massimo perché sennò il segnale lì non esce, infatti si sente bene ma molto piano, e devo alzare il volume. Ovviamente ora non sta trasmettendo nulla, ma la banda non è banda AM normale, ma ho dovuto allargarla. Questa è la banda AM normale. Sono circa 5 kHz, 6 kHz dovrebbero essere, no, 5 da una parte e 5 dall'altra, perché una normale stazione AM, vediamo, cerchiamola, queste sono stazioni AM. Ah, questa è una nostra armonica, un'armonica del trasmettitore, bene. Ma vedete quanto è alto il volume? Suddividendo
sottoscrittori furor di pupe. Però se alzo, se allargo la banda, vedono agire. Si sente molto meglio. Perché? Perché c'è segnale. E diciamo che la banda è molto allargata. E io non so se questa cosa si può regolare o settare in qualche modo. Temo di no. E qui c'è un brano che fa così, che c'ha questi suoni, e va bene. Però, come vedete, la portante è alta e l'audio è basso. È scarso in modulazione. E quindi cosa fare qui? Cosa fare? Perché se abbasso la modulazione qui, ora lì non si vede ovviamente, io dovrei portare tutto qui e dovrei fare i miei esperimenti qui, ma come fare? Vediamo, ci provo. Prima di tutto spero che si senta, perché sennò faccio un disastro. Secondo, lo sto alimentando a 12 volt anziché a 9, fottendomene. Sto usando come antenna la calza metallica dell'antenna onde corte che va su, perché così ho un cavo lungo, sti gran cazzi. Vediamo come va. Poi leggo sul manuale, che se trovassi il manuale, dove cazzo l'ho messo il manuale? Dice che a 12 volt scalda, non bisogna superare 9 volt, perché sennò si possono bruciare o il chip o il transistor. Ma io non vedo alte temperature. Quello che vedo sono un sacco di spurie, come vedete, un sacco di armoniche generate dalla violenza e dall'orrore. Forse c'è da settare questo, che è un trimmer di accoppiamento. Ecco, così mi sparisce proprio. Ecco, così. Questo è un adattamento dell'antenna, dice. Io lo lascio al centro e vediamo come va. Questa è la potenza che ho deciso di tenere al massimo, perché se la abbasso, beh, non è che cambia molto, se non che, come vedete, mi si allargano queste spurie. Così al minimo ho sempre delle spurie, non c'è niente da fare. Oh oh, ed ecco il transistor che fuma. Signori, abbiamo fottuto. Abbiamo fottuto una resistenza. Forse ero già al minimo. Forse era al minimo e sono andato al massimo. Che cosa è bruciato? R15 da 2,2 ohm. Molto interessante. E non ho più una portante, se non sbaglio. Vediamo. No, ce l'ho una portante, ma è molto scarsa. Wow, abbiamo avuto il fumo magico è una cosa bellissima. Mi domando come mai. È una cosa molto strana. Forse è andato in oscillazione? Non capisco. Però è stato bellissimo. Ha fumato questa resistenza, che è la resistenza R15 da 2,2 ohm. Chissà se viene descritta. Ma qua non si capisce un cazzo dal cinese. Ora questa resistenza non regola più un cazzo praticamente. Perché se lo sparo ancora, ecco, si scalda, si vede di andare in fiamme. Guardate quando regolo questo, cosa succede. Visto? Il fumo magico, bellissimo. Quindi io se lo metto così, va bene, sostituiamo questa resistenza e vediamo un po' che cosa succede.
perché lui dice di regolare questo potenziometro, ma non dice se di qua, di là. E non mi pare che la temperatura... sì, l'aletta di raffreddamento è bollente, quindi forse in quel modo io sparavo la potenza. Bene, bene, buona sapersi. Bruciare tutto. E stranamente, mentre io ho acceso la stufa perché fa un freddo boia, questa resistenza stracotta, come vedete, bruciata, misura 2,5 ohm, quindi è perfetta nonostante abbia fumato e sia andata a fuoco. Quindi io sospetto che sia bruciato lui, perché il dissipatore era a 130 gradi, misurato con il cazzimetro equalizzato della superfettazione del proibizionismo, e 130 gradi il dissipatore vuol dire che lui mi sa che è cotto. E quindi abbiamo bruciato il finale, ed è una cosa molto bella. Sono molto fiero di me, sono molto fiero. Tra l'altro l'abbiamo alimentato non a 12 ma a 13,8, perché quel coso è settato a 13,8. Quindi sono doppiamente un coglione, doppiamente. Ed ecco che, come si dice ai cinesi, il dissipatore è stato montato, per usare un termine tecnico, con il cazzo piallato, perché non c'è neanche l'ombra di un po' di pasta termica su questo povero transistor. E grazie al cazzo che va a fuoco. Io l'avrò abusato, ma un po' di pasta termica, cazzo, mettetecela. Ma si può. Ah, va bene, ora lo provo, lo smonto, lo provo e vediamo se è arso. Lo proviamo in diretta con il FNIRSI! Oh, e invece funziona. Ma guarda un po'. Quindi non è arso. Potrebbe essere arso qualcos'altro. Ottimo, questo lo rimontiamo con pasta termica. E guardate la resistenza. Nonostante sia arsa. È arsa, ma è buona. Ed ecco che cosa scopro. Scopro le temperature. Il transistor adesso è sui 38 gradi. Ho collegato a un alimentatore che mi dà 9 volt. E adesso lo verifichiamo, perché a questo punto voglio verificare tutto. Io ho una mano sola. Va bene, prendo il treppiede. Purtroppo il video devo farlo così, sto alimentandolo a 9 volt, ok? Questa è la corrente assorbita, va bene? Guardate, io regolavo la potenza pensando che fosse al massimo in senso di avvitare, no? Alzi il volume così. Invece no, è esattamente al contrario. Perché? Perché Cina merda, e quindi quando io giro in senso antiorario il potenziometro, mi si alza, vedete, l'assorbimento di corrente mi si sta alzando, finché a un certo punto, tacchiate, lui si spegne, perché lui è protetto in corrente e non riesce a tirar fuori più di una certa corrente, che non so, però ecco perché mi si è bruciato lì, perché io gli ho dato 13,8 volt, pensavo di abbassare la potenza, invece l'ho sparata al massimo e lui è andato a fuoco. Ora, le temperature sono ok, sono in un certo range qui, perché se io adesso alzo la potenza, quindi girandolo in senso antiorario, e gli faccio assorbire, come vedete, un po' di corrente, e la tensione mi cala 8,9, vado proprio al limite, ecco, vado così, e sono su temperature che sono al dissipatore 56 gradi. Sulla resistenza ne ho 48 50, quindi in teoria lui sta funzionando, però lì mi esce piano adesso. Perché? Perché sicuramente abbiamo smerdato tutto, ho distrutto questo coso, potrei aver bruciato questo transistor o questo, e chi lo sa che cazzo ho combinato. Fatto sta che adesso io provo a dargli una fonte sonora e vediamo un po'. Non esce nessun suono, ergo l'abbiamo bruciato. Adesso verifico gli altri transistor e anche questo diodo. Non guardando lo schema elettrico, ovviamente, perché non voglio capirci un cazzo.
e come immaginavo è saltato lui, è saltato lui che era qui D882, perché è un SD882, non lo so, adesso guardiamo lo schema. E finalmente guardiamo lo schema. Allora, la parte di ingresso audio non ci interessa perché è praticamente soltanto un amplificatore audio con un LED che mi fa vedere più o meno l'uscita, l'alimentazione. Mi fa vedere l'alimentazione, sì. E l'uscita piedino 7 A. Praticamente l'ingresso dell'audio è qua. A, disaccoppiato da un C22 da 220 micro con un SV4 da 50 kΩ che secondo me è questo. Secondo me è questo, è il volume. No, perché ho un volume qua, SV1. Allora, ho un volume di ingresso nell'amplificatore audio. E poi ho un altro volume all'ingresso della modulazione in AM. Sembrerebbe. Che è SV4. Allora, secondo me SV4 è questo. Vediamo se c'è nello schema. SV3. No, nemmeno. Allora, SV1 è lui. SV3 è questo qua grande. Questo è SV3. SV1, 3. E poi abbiamo questi due. E sono SV, non c'è scritto, no, è 2. E SV1, 2. SV1. Ma che cazzo c'è scritto? Che cazzo c'è scritto? Qua c'è SV1 R, SV1 K. Ma è un 4 o un 1? È un 1. E qua? Qua c'è SV1. Qui? Qui c'è SV e non si capisce perché ci hanno messo davanti questo sbaffo di merda. Ma è possibile. Allora, andiamo a vedere di qua. Stessa cosa. Ci hanno messo davanti le merde. SV1. SV2. SV3. SV4 dove stracazzo è? E qua c'è un altro SV1 R, SV1 K. SV4 inesistente, è inesistente. SV4 non esiste. Va bene, lo andremo a cercare. È da 50K. Questi sono dei cimmej, dei cimmej. Questi due sono cimmej, questo è un 50K e questo qua sarà un 50K anche lui. Non ne vedo altri, quindi uno è l'1 e l'uno è il 4. Qualcuno è il 4 e l'uno, l'uno è il 4. Non si capisce un cazzo! Ora io dico, questo è un circuito sperimentale, io sto sperimentando che sono un coglione. Perfetto, io ho trovato un 2SC3953. La pedinatura mi corrisponde. È un transistor, è un NPN, è buono. Io, per non sapere né leggere né scrivere, glielo cafuddo e vediamo che cazzo succede. A me che cazzo me ne frega. E adesso io assolutamente a cazzo gli do alimentazione. Se solo trovassi il cavo di alimentazione, dove cazzo è finito? Io alimento. Ecco, l'ho alimentato. Vedo che è spuntata una portante. È lì. E quindi ci sono da capire se questo coso adesso mi manda il suo. Ora glielo ficco e vediamo. E non c'è un cazzo di niente. Quindi questo transistor probabilmente non va bene. Però io qua l'assorbimento di corrente non mi si sposta. Io regolo. E non mi si sposta. Ma soprattutto non ho suono. Non ho nessun suono che esce. Quindi questo transistor non va bene. Ho messo a caso. Ho scelto un 2N5219. E funziona. Sta modulando. Sento musica. Vediamo dalla radio. Sì. E gli esserci
volte chierico e derviscio educò. Non è il massimo, ma adesso proviamo a regolare la potenza. Si succedono cose. Siamo forse fuori frequenza, non lo so. Però questa radio funziona di merda. Beh, qualcosa sta accadendo. Così non trasmette più. Così. Mi accorda, va bene, ma questa regolazione di potenza, così abbasso al minimo e si sente bene ed esce la modulazione, ma se alzo, se alzo la modulazione mi si abbassa e mi si alza il consumo di corrente, com'è possibile? Mi sono messo a provare il transistor a caso e ho trovato questo 2N3019 che modula molto bene, devo dire, e quindi l'ho montato così al volo, come vedete, e ora farò qualche prova sulla potenza. Ovviamente manderò tutto in corto, sono al minimo. E se alzo, si smerda e non va più un cazzo. Vedete, perdo la modulazione. Devo scendere. Devo scendere al minimo. Scendo al minimo e si sente veramente bene. Ma com'è possibile? Veramente bene, io lo lascio andare così e me ne fotto. Eh beh sì, e nel frattempo cercherò il transistor che serve, perché devo mettergli su e buonanotte. Ora comunque gli monto questo e vaffanculo. Ho trovato un transistor che sconfinfera e devo dire che funziona molto bene, e ho capito anche un'altra cosa. Questo modula veramente bene, è un BC300. BC300, una roba vecchia. E non scalda, siamo sui 36 gradi per tutto. Modula molto bene. Devo dire che modula molto bene, e quello che si vede qua come distorsione in realtà è dovuto al fatto che io qua devo attenuare. Perfetto, però col guadagno a 24 ovviamente mi distorce. Io devo abbassare e devo togliere di mezzo questa roba perché c'è il copyright. Io sto provando col copyright. E quindi adesso metto Shannon Volvet e vaffanculo. Comunque ora la modulazione esce bene. Io nel frattempo magari ordinerò il transistor originale e vaffanculo. E che dire, è un bel trasmettitorino. Lo lascio acceso stasera, vediamo al piano di sopra cosa mi arriva. E non fa niente, va bene così. E la prova finale del nostro trasmettitore è la radio per eccellenza. La radio per eccellenza che già mi trova due armoniche, una qua,
poi mi trovo altre stazioni in giro. Copyright? Ci sta facendo far male dalla 50 documentata, pentru că nu sunt nici de ocupat. E però se vado qua, ecco, stavo quasi questo è un po' troppo effettivamente, devo diminuire i volumi. E no, non è una questione di volumi, è questione che il front end della radio va in saturazione perché c'è troppo segnale. Devo mettermi fuori sintonia. Mi ci vorrebbe un attenuatore, oppure posso andare sull'armonica che è qua e forse arriva un po' di meno. Questa arriva un po' cupa però. Chissà se ci sono armoniche sulle onde corte. Okay, sono col volume al minimo e mi entra l'audio, cioè posso spegnere. Vediamo, onde corte. Qualche armonica ce l'avremo sicuro. Charleston Radio International. No, no, qua arriva musica seria. Beh, trovarmi un'armonica sulle onde corte sarebbe stato carino. Ma niente. E quindi abbiamo solo le onde medie che mettiamo al minimo. Va bene, direi va bene così. E insomma, per concludere, questo trasmettitore disgraziato a cui ho bruciato un transistor e una resistenza non si comporta male. Seguiranno ulteriori test e lo userò per provare le radio che riparo, come le radio a valvole. Perlomeno sulle onde medie mi può essere comodo. E che dire, non lo so, vi metto il link in descrizione, ma comunque è una roba che trovate su AliExpress, basta che cercate trasmettitore AM e spunta fuori questo, ne spuntano fuori tanti. Sì, ma è inutile che vi metto il link, che cosa ve lo metto a fare, insomma. E vabbè, insomma, forse ve lo metterò, forse no. E grazie per aver visto questo video, e se vi piace fate quello che volete, e fate girare i video, e buonanotte e arrivederci.